Salve a tutti, buonasera ed eccomi come promesso con il video tutorial del bracciale Alba. Eccolo qui, lo faremo oggi in una versione un po' spiritosa, tra virgolette, questa è una versione un po' più classica. Niente, un video semplicissimo. Il materiale che ci occorrerà saranno delle 11.0, bicono da 4 mm. Possiamo sostituirli anche con le perle, con i cipollotti, con i mezzi cristalli. Ovviamente lo zigzag non avrà un angolo fatto così, ma sarà più un serpentello. Però anche in quel caso il risultato sicuramente sarà molto molto carino. E poi delle 8-0, soltanto due qui all'estremità per mettere l'anellino e anellini, chiusura, charms, quello che preferiamo per rifinirlo. E niente, semplicemente una tecnica base, l'herringbone e un pizzico di fantasia. Allora, partiamo subitissimo con la realizzazione. Io questo qui che ho fatto come prototipo l'ho fatto con il filo in nylon, però preferisco fare la versione definitiva con il fireline, perché secondo me dà un minimo di resta un po' più saldo, ecco, sto un po' più sicura poi indossandolo. Allora, partiamo quindi con un ago numero 12, fireline da 0,15, in questo caso messo a doppio su tutta la lunghezza, quindi mettiamo l'ago al centro dell'agugliata che prendiamo e io ho scelto due colori di 110 e due colori di bicono che andrò ad alternare. Allora, prendiamo sull'ago 4110 in questo modo, due per ogni colore che ho scelto. Ovviamente potete fare anche tutto dello stesso colore e sarà più pratico e più semplice. Quindi portiamo tutto alla fine del lago, alla fine del filo, scusate. Eccoci qua. Rientriamo solo nelle prime due. Eccoci qui. Ho preso un pezzo di filo che non c'entra nulla. Tiriamo bene il filo. Ecco qui. Allora, adesso facciamo il primo elemento e poi torniamo indietro per mettere la 8-0, di modo da bloccare un pochettino il filo. Allora, inseriamo sul lago 2-11-0, scusate, una per colore. Iniziamo dal colore che abbiamo da questo lato, quindi dal colore del lato dove stavamo uscendo. Aspettate, ingrandisco un pochettino. Quindi dal colore del lato dove stavamo uscendo e la seconda del secondo colore. Facciamo un semplice herringbone, quindi entriamo solo nella prima rocaille, tiriamo giù tutto il filo, benvenino, in questo modo. Ok, così passiamo il filo, oppla, passiamo il filo qui e rientriamo in queste due, così. Ok, tiriamo bene, eccoci qui. Adesso inseriamo di nuovo due rocaille, una e due, entriamo qui, tiriamo
tiriamo ben bene il filo, mettiamo bene le rocaille, entriamo in queste due qui. Ok, e adesso cosa andiamo a fare? Andiamo ad inserire la nostra 8-0 e quindi prendiamo una 11, una 8 e una 11. Ovviamente io vado a rispettarmi i colori che avevo qui. Entriamo qui. In questo modo eccoci qua. Rientriamo di nuovo quindi in questa, ripassiamo di nuovo anche nella 8 per dare un po' di stabilità in più e di robustezza in più. Qui ci siamo presi un filo che non c'entra nulla. Eccoci qui. Ecco. E ripassiamo in tutte queste nostre perline. Allora, adesso io entro solo nelle prime quattro. E ancora questo filo che non se ne vuole andare. Ok. Allora, questo filo qui ce lo teniamo per dopo. Teoricamente possiamo anche. Allora, continuiamo quindi qui. E adesso cosa facciamo? Inseriamo 5, 11, 0. Le inseriamo 3 del colore che abbiamo dal lato sul quale stiamo lavorando e 2 del colore dell'altro lato. Portiamo tutte e cinque fino alla fine del filo. Eccoci qua. Così. Rientriamo prima soltanto in queste due qui. Aiuto. Uno e due, tenendo sempre tutte le perline in fondo al filo, eh. Possibilmente non facendovi annodare il filo come faccio io. Eccoci qua. Entriamo quindi adesso anche in queste due. Così, e teniamo il filo ben tirato. Inseriamo una rocaille, ovviamente del colore che abbiamo da questo lato, un bicono, un'altra rocaille. Entriamo solo in questa. Ok, tiriamo bene, 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 bene. Eccoci qua e abbiamo formato la nostra prima curva, il nostro primo, la punta dello zigzag. Adesso io andrò a ripassare di nuovo in queste perline, tornerò indietro e farò un nodino qui per essere più sicura. Però possiamo anche semplicemente fare come siamo più abituati, insomma.
Teoricamente è ben saldo anche così, possiamo semplicemente anche far passare poi questi fili nella lavorazione quando abbiamo terminato. Come siete più comodi, come siete preferiti, come preferite, diciamo, come siete abituate a lavorare voi. Ok, quindi mi trovo qui e proseguiamo adesso. Un'altra volta due rocaille, entriamo nella prima. Ripassiamo in queste due. Come vedete, proprio è semplice herringbone. Non sto facendo proprio nulla di particolare. Eccoci qua, quindi rientriamo in queste. Ecco, adesso ancora una volta perché dobbiamo fare 1, 2, 3 e 4 file ogni volta per ogni angolo che andiamo, per ogni lato che andiamo a fare. Qui ce n'è una in più, per diciamo la parte finale, però facciamo quindi 4 file e sono in questo modo, così. Tiriamo sempre ben bene il filo. Eccoci qua. Adesso per cambiare lato e quindi fare la curva dall'altro lato per fare lo zigzag, entriamo solo nella prima. E poi passiamo in questa dall'altro lato. Eccoci qua. Ora cosa andiamo a fare? Inseriamo sempre le nostre 5 rocaglie, quindi le prime 3 del colore dal lato dove stiamo uscendo e le altre 2 dell'altro colore. Ripeto, sempre se state utilizzando due colori. Se volete non complicarvi la vita, fatelo in un unico colore di rocaille e magari alternate soltanto il bicono e fate prima. Allora, sistemiamo meglio qui. Ok, ora mi trovo quindi ad uscire da queste due. Allora, uscivo da qui, rientro in queste e vado ad inserire di nuovo le rocaglie e il bicono per poter fare l'altro angolo. Quindi rocaille, bicono e rocaille. In questo modo entriamo nella prima. Teniamo bene e tiriamo. Ed ora entriamo in queste per ritornare a lavorare di qua. Tiriamo bene il filo. Vedete che si è formato l'altro angolo dello zigzag. Eccolo qui. Ora cosa facciamo? Andiamo a fare di nuovo ad herringbone le altre due, una e due file che dobbiamo fare, quindi partiamo con altre due rocaille, entriamo in una. Come vedete è semplicissimo. Ora dobbiamo semplicemente ripetere sempre questi passaggi, quindi entriamo in questa, aiuto, allora, facendolo con il filo messo a doppio abbiamo già una certa rigidità e non dobbiamo ripassarci poi una seconda volta. Ecco
Eccoci qua, di nuovo quindi un altro, uno e due. Adesso siamo alla quarta riga, quindi dobbiamo passare dall'altro lato per fare lo zigzag. Quindi cosa facciamo? Entriamo solo nella prima. E poi passiamo dall'altro lato, quindi entriamo solo in questa, così, e poi passiamo da quest'altro lato. E io non ho capito perché sto pezzo di filo me lo riprendo sempre. Oppla. Di qua. E di nuovo andiamo adesso con le 5 rocaglie. Procediamo quindi in questo modo per tutta la lunghezza del bracciale. Possiamo fare un bracciale semplice con un giro semplice, quindi un unico giro. Possiamo anche farlo più lungo e attorcigliarlo e fare più giri di bracciale. Ora io vado avanti e vi faccio vedere il bracciale finito. E poi vi do un paio di consigli su come utilizzare questo metodo di lavorazione per fare un piccolo girocollo oppure un bracciale eseguito in maniera doppia direttamente. Ok? Quindi ci vediamo tra poco. Io proseguo. Ecco finito il nostro bracciale, questo è quello che ho fatto oggi. Ho semplicemente alternato i colori dei bicono. Io lo eseguo inserendo 20 bicono. Con 20 bicono viene praticamente una misura abbastanza comoda, ecco, e a me piace praticamente con un numero pari di bicono perché fa questo lavoro qui, questo effetto qui. Altrimenti con un numero dispari di bicono praticamente si hanno le due rocaglie, diciamo, che vanno a terminare in questa posizione. Allora, come vi dicevo, a questo basta aggiungere ovviamente gli anellini con la chiusura e è terminato. Per quanto riguarda quindi il suggerimento di farlo più lungo, quindi lo fate della misura che preferite e lo mettete, vedete, in questa posizione su più giri e fa un effetto carinissimo. Due o tre giri in questa posizione qui rimane veramente molto molto bello, guardate. Ulteriormente, si può realizzare anche direttamente, a doppio in questo modo, andando praticamente, allora, si fa un lato, dopodiché si riparte praticamente con un'altra rocaglia, quindi da questo lato, o si utilizza praticamente anche la stessa, però io preferirei utilizzarne un'altra, quindi farlo in maniera speculare andando ad utilizzare lo stesso bicono quando si va a fare praticamente facciamo la prima curva qui, mettiamo il bicono qui, riscendiamo ed utilizziamo questo bicono quando andiamo praticamente ad inserire i biconi da questo lato e quindi assumerà questa posizione. Vedete in questo modo e andando a condividere il bicono al centro. Per fare però ovviamente questo tipo di lavorazione dobbiamo avere un numero di bicono dispari in modo praticamente da avere il lavoro che parte praticamente, vedete, da qui e va a terminare così, in questo modo qui. Ulteriormente possiamo utilizzarlo appunto per fare un girocollo.
Però per agevolarci, quando andiamo a fare il girocollo, nel lato che vogliamo che incurvi e che sia la parte interna del girocollo, invece di mettere quindi questa 11 qui, possiamo mettere o una 15 oppure non mettere proprio nulla. Quindi quando inseriamo, quando ci troviamo ad uscire da qui, che dobbiamo inserire 5 rocaille. Come in questo caso, vedete che andiamo ad inserire le 5 rocaille e poi rientriamo in queste e saltiamo questa. Ne inseriamo nel punto dove vogliamo che faccia la curva più stretta, ne inseriamo solo 4 e la curva, diciamo, del bicono l'andiamo praticamente a far fare direttamente senza questa rocaglia in mezzo. Spero di essere stata chiara. Oppure, appunto, come vi dicevo, nel punto qui dove andiamo a saltare questa, mettiamo una 15-0. Ulteriormente, questo bracciale può essere realizzato anche con delle 8-0 se lo vogliamo un po' più mastodontico e met possiamo mettere al posto dei bicono da 4, dei bicono da 6 e rimane un po' più grande. Io personalmente lo preferisco più così, però. Sono gusti, insomma, potete farlo come vi piace. Questo a doppio colore rimane molto molto simpatico e ovviamente questi monocolore sono molto più classici e fanno un bellissimo effetto. Vedete sul polso, ne possiamo fare più di uno di vari colori e li possiamo, ecco, mettere in questa posizione qui. Uno insieme all'altro, magari alternando dei colori, e a me piace tantissimo. Spero che anche a voi sia piaciuta questa idea e grazie ancora ad Alba per l'ispirazione. Alba, ne voglio vedere tantissimi realizzati e li aspetto. Tra l'altro, a lei era venuta anche un'altra idea per un collarino, ma quella ve la faccio vedere direttamente insieme a lei. Un bacio grande, magari prepariamo una diretta insieme, Alba, che ne dici? Un bacio grande, grazie come sempre per l'affetto e la stima che mi dimostrate e ci vediamo prestissimo in questi giorni con un altro tutorial. Ciao!